Buonasera, ci troviamo qui con Filippo Cogliandro, uno dei maggiori gourmet che lavora col bergamotto, i dolci col bergamotto. Cosa ci vuole dire? Il bergamotto, vabbè, ormai sta spopolando non solo qui da noi, perché finalmente abbiamo dato un ruolo ben definito anche in ambito gastronomico, ma la cucina dedicata al bergamotto si sta veramente allargando notevolmente. Non parlerei solo di pasticceria, quindi di dolci, ma parlerei anche di bergamotto e cucina. La classica cucina, la tradizionale, magari con manipolazioni un po' più particolari, dove metti in evidenza ed equilibri molto bene quello che è il gusto del bergamotto. Non è facile abbinare il bergamotto in cucina, però posso dirvi che equilibrandolo in maniera adeguata e mettendolo in evidenza al punto giusto, valorizza quelle che sono le materie del nostro territorio. Oggi lo possiamo abbinare veramente a buona parte di tutto quello che si produce nella nostra terra. Lo puoi legare ai salumi, lo puoi legare ai formaggi, attraverso delle marmellate, attraverso delle creme salate. Pure ai primi piatti? Assolutamente sì. Se vi parlassi di un ragù di tonno in salsa rosso, aromatizzato al bergamotto, magari non lo leghereste, eppure posso dirvi che è veramente un gran bel piatto. Buonasera, ci troviamo qui con Francesca Pestia, una cantante che ha tradotto le canzoni di Salvino Nucera e le canta. Una vera chicca per l'area greco-calabra. Salvino Nucera è stato il mio maestro e sarà il mio maestro. Mi ha insegnato tantissime cose. La prima è quella di amare la lingua calabro-greca. Poi mi ha affiancato, perché nel comporre avevo bisogno di un maestro che mi insegnasse a leggere correttamente anche e a unire i versi. Ed è nato il pezzo Gli Agapi Piriato Tiù, che io ho cantato con Roberto Vecchioni nella finalissima di Musicultura lo scorso anno a Macerata. E la canterò anche stasera. Poi devo ringraziare anche Mimmolino. L'artista di Gallicianò. Bravissima, perché mi ha fatto amare Gallicianò, mi ha portato anche nella chiesa Panaghia e lì ho scattato alcune foto e lì è nato anche il brano Panaghia Mavri, che canterò anche stasera. E anche quella è frutto di una collaborazione con Mimmo Minuto, il professore Minuto, straordinario, e che mi ha dato un canto importantissimo dedicato alla Madonna, e Salvino sempre me l'ha tradotto in calabro greco. E poi canterò Igio Cheramenò, sempre tratto dai versi di alcune poesie di Salvino. Bene, però noi tutti l'abbiamo conosciuta con le cantate per Lea Garofalo. Certo. La ballata di Lea Garofalo, che canterò anche nei prossimi giorni con Gigi Ciotti a Rossano, per i ragazzi, per gli studenti, perché il mio impegno per le donne, l'impegno per la legalità è sempre importante. Però io credo anche che amare la Calabria
significa anche riscoprire le proprie origini e amare il proprio territorio, che è fatto anche di lingue, cucina, agricoltura. La Calabria è fatta di tante piccole e grandi cose, e un po' la si ama e un po' la si difende. Lei sta sfoggiando un ciondolo proprio della Settimana Santa dell'area greco-calabro, una classica musulupa. Musulupa realizzato da una ceramista di Soverato, Anna Maria Cucci, che è qui anche con noi stasera e ha un negozio straordinario, per cui chi volesse andare a comprarne uno a Soverato, le ceramiche di Francesca Ciliberti. Perché questi artisti stanno lavorando, mi affiancano, per unire al canto, alla poesia, anche l'artigianato. Qui alle mie spalle ci sta anche una maschera che non c'è più, l'hanno cacciata, tolta. Ecco, il mio CD, il mio nuovo CD Mare Nostrum, vede inquadrata metà del mio viso e metà di questa maschera che ricorda la poetessa Nosside di Locri. Siamo qui con Anna Maria Cucci, un'artista della ceramica. Prima abbiamo visto sulla cantante Pristia una musulupa. Qui da lei vediamo una musulupa, sì. Sempre un altro tipo di musulupa con la croce. Che significa? Sì, almeno da quello che ho avuto modo di apprendere attraverso una conferenza che ho ascoltato al Museo Antropologico di Roma, fatta dal dottor Faenza, e le ho conosciute, perché in effetti non le avevo mai conosciute. Le musulupare sono gli stampi per queste ricotte che fanno nel periodo di Pasqua nella zona di Bova, e si chiamano musulupi. E quindi è una cosa che mi ha molto colpita, perché hanno dei significati simbolici molto forti e sono legati sempre a quest'area grecanica, no, della nostra terra calabrese. E siccome è da anni che io, attraverso questi piccoli oggetti in ceramica, cerco di raccontare questa Calabria ricca di storia, di tradizioni e anche di cultura, anche di cose allegre e piacevoli. E quindi ho iniziato qualche anno fa partendo dai mostaccioli, riproducendoli prima in grande e poi in miniatura. E poi dei frammenti di storia, quindi riprendendo da alcuni monumenti della Calabria o da alcuni reperti archeologici. E quindi faccio questo racconto attraverso questi piccoli oggetti che sono quasi tutti ciondoli. Ecco. E la croce è una croce bizantina, croce greca. Eh sì. E questo è, diciamo, uno stampo che si faceva appunto nel periodo della Quaresima, che andava tra la Quaresima e la Pasqua. E lei è un laboratorio, è Soverato? Sì, adesso diciamo che di mia figlia anche io faccio qualcosa. È iniziato con me negli anni 80, perché insegnavo all'Istituto d'Arte di Squillace, ceramica, e poi ha intrapreso mia figlia, io adesso mi diletto solo attraverso questi piccoli monili. Principessa si trova proprio nel cuore dell'area greco-calabra, a Bova. Cosa ne pensa del territorio? Cosa ha visto? Quali sono state le sue prime impressioni? La prima volta che vengo in Calabria è veramente un piacere immenso. Io sono cittadina onoraria della Grecia Salentina, di un piccolo paese che si chiama Corigliano d'Otranto, e sono contenta di essere per la prima volta qui in Calabria. Ho visto questa bella gente, questa bella popolazione e questo popolo che è vicino all'Afghanistan. Io sono afghana, come forse voi saprete, e quindi sono contenta di essere qui tra voi. Del bergamotto cosa ci dice? Il bergamotto, poi dopo parlerò dei giardini islamici e della via della seta, sono qui proprio per il bergamotto, perché forse non tutti sanno che dalla via della seta, cioè dalla Cina, attraverso l'Afghanistan, il bergamotto è arrivato in Calabria. Buonasera Sindaco, ci troviamo qui all'IRSEC questa sera per un importante simposio. Cosa ci dice? Sì, un'iniziativa importante organizzata dalla provincia e dall'associazione Quadis, che stanno realizzando il progetto sul bergamotto Conoscere per tutelare. Io, ecco, aggiungerei per tutelare e anche valorizzare, perché
il bergamotto, noi abbiamo tante eccellenze, ma penso che il bergamotto sia l'eccellenza per antonomasia della nostra provincia, della nostra regione, per una ragione molto semplice, cioè il bergamotto esiste solo qui in provincia di Reggio Calabria, da una fascia che va da Villa San Giovanni fino a Brancaleone. E quindi è importante perché investire sul bergamotto significa investire sul territorio e quindi un momento anche può essere rappresentare un elemento, un fattore di crescita per il nostro territorio, per le nostre comunità. Invertiamo un pochettino quella che era la scaletta degli interventi. Porgo a voi tutti un grazie veramente caloroso per la partecipazione che direi che è abbastanza così forte, come si dice, quindi questo mi gratifica. Dicevo la scaletta, quindi passiamo subito a far ascoltare la nostra grande cantautrice che io ho avuto il piacere di conoscere un paio di anni fa e che ogni volta che ho programmato, ho fatto un progetto, ho sempre tentato di averla per ascoltarla, sempre, ancora una volta di più, perché veramente è una cosa eccezionale. Quindi la nostra Francesca... troppo buono. Mi piace dire che partiamo con i versi del poeta Salvino Lucera, conosciuto da tutti voi, che ha scritto delle poesie sul suo libro spichisto Monostrofidio. Ho estrapolato da queste poesie i versi che più forse comunicano l'amore che lui nutre per la sua terra. Si intitola Oidio Cheramino, che significa Un sole felice, e vedrete nelle spalle le immagini di tutti i paesi dell'area greganica.
poesie. E dopo aver ascoltato questo non possiamo fare altro che andarci, perché ormai è tutto pianificato, perché questa, non so come definirla, questa veramente questa melodia della, di questa aria stupenda, non poteva questo convegno che aprire con questa canzone. Grazie Bestia. E dicevo grazie a voi tutti per aver ancora una volta voluto partecipare a questi eventi che l'amministrazione della provincia, vi porto i saluti del Presidente Raffa, non è potuto venire, non potrà venire come l'altra volta perché ci sono dei problemi, ha il papà che sta poco bene, quindi è andato, come si dice, a fare il medico. Stavo dicendo, gli eventi programmati dall'assessorato da me guidato come assessore alle minoranze linguistiche e quindi in questo caso dell'area grecanica di questo territorio, che non finirò mai di dire che è un territorio che quando lo conosci ti entra veramente nel sangue, quindi nelle vene, e certamente è difficile dimenticarlo. Dovete smettere, lo sai, Fedro, è grecanico. E allora, Attilio, per favore. Allora, Attilio, non devi disturbare. Un momento, io non disturbo nessuno, no, ma non voi. No, non io prendo le tasche con la quella. Allora, ognuno è libero di dire quello che vuole. No, non devi disturbare, se no te ne vai fuori. Non è libero di dire che no, te ne vai fuori perché non devi disturbare. Non devi disturbare. No, se non va bene. Attilio, te ne puoi andare. E allora se non ti sta bene, te ne va. Organizzi un convegno. Attilio, organizzi un convegno e dici qual è la tua idea. Hai capito? Non devi disturbare perché non è la prima volta. A Boa Marina non te lo permetto di disturbare. Tu non devi disturbare, vuoi organizzare un convegno, ti do la sala, tiriamo la sala e dici la tua. E non è possibile. Sono gli unici e basta. Mi sta bene a te, perché prendendo soldi. Ti sto dicendo. Allora io non prendo soldi da nessuno. Ti sto dicendo che se non sei d'accordo organizzi un convegno e dici la tua. E ti fa comodo. Non è possibile che ogni convegno viene a disturbare. Assessore, continuare. Grazie sindaco. Non mi turbo più di tanto perché ormai sono abituato alla presenza del signor Attilio. Ognuno usa l'espressione linguistica che ritiene. Dopodiché organizzi un convegno, se lo vuoi Boa Marina la sala è disponibile e dici la tua. La Galicia no, che vengo se mi invito. E sentiamo la tua opinione, autorevole. Sono dal parere del sindaco, quando il signor Nucera vuole organizzare un convegno, io sono molto lieto di partecipare se lei mi invita. Andiamo avanti. Diciamo che io sono presente nelle cose serie, non nelle pagliacciate, signor Lucero. Sì, la sua è una pagliacciata. E buonasera. Io meno male che ho una dose di camomilla addosso e quindi spero di avere la freddezza e la compostezza di mandare avanti questo convegno, che è una cosa importante. Stavo dicendo prima che questo è un altro dei progetti che come assessore io ho voluto insieme all'associazione che me lo ha presentato. A me è piaciuto perché è un altro di quei tasselli, come dicevo prima alla collega assessore del Comune di Reggio, che mi ha dato la possibilità di preparare il terreno per un futuro di vera valorizzazione del territorio. E quindi poi chi verrà dopo di noi avrà quantomeno alcune piattaforme preparate per poter meglio incrementare e valorizzare e quindi tutelare quest'area, sia dal punto di vista dell'ambiente e quindi tutelarlo anche dal punto di vista della lingua. E
Oggi diciamo che adesso incomincio a perdere l'equilibrio, però no, non era questo, sì, non era, perché è una cosa che io non volevo stasera essere interrotto, perché è un argomento così serio, è importante per questa zona, per tutta la Calabria, per tutta la provincia, direi anche per tutta l'Italia, e da quello che conosco e che sono venuto a sapere anche per tutta l'Europa, e poi entreremo in merito anche a questo argomento che sarà trattato dal collega assessore, la professoressa assessore del Comune di Reggio, entrerà in modo particolare per dirvi come questo agrume, quindi questo frutto, possa essere riconosciuto per il suo valore veramente eccezionale che ha in qualsiasi situazione viene utilizzato. Ecco, usiamo questo termine per capirci, per comprendere meglio. Quindi questo è il primo tema che viene trattato da questo progetto generale, che è più complesso, e quindi come prima sessione era la tutela e la conservazione del paesaggio rurale, con particolare riferimento qui da Bergamotto. L'altra sessione del progetto, che poi continuerà in un'altra giornata, il secondo sarà tenuto a Bova, e qua sto attento anche a intervenire perché purtroppo, quindi a Bova, non vorrei stare anche su questo. Non solo calabrese, da calabrese vorrei tutto, che tutti i paesi fossero unica cosa, però questo è un desiderio. Il capo tuo mondo. Quindi lo vorrei adesso. Ok, stavo dicendo il secondo tema che viene trattato invece a Bova è la valorizzazione dell'artigianato locale e quindi dei beni culturali, che si terrà a Bova più o meno la metà di maggio, quindi siccome siete così numerosi vi invito fin da adesso a partecipare anche a quest'altro evento, che parleremo appunto dell'artigianato locale e di tutti i beni culturali esistenti sul territorio dell'area grecanica. L'ultima sessione, che riguarda invece quella che è la tematica sulla lingua greco-calabra, sarà tenuta giustamente a Reggio, nella sede dell'amministrazione provinciale, quindi a Piazza Italia, e intorno sempre alla metà di maggio, questo è vero Pasquale? Queste sono le tre giornate e i tre eventi che fanno parte di un progetto unico. Quindi tre incontri molto ricchi, perché ci saranno eventi e quindi mostre e soprattutto di ciò che quest'area ha di meraviglioso da mostrare al mondo, direi, non solo alla nostra provincia. Io passo adesso ai saluti, anche se sembra che ho saltato. Ringrazio il sindaco di Bova, Marina, che ha ancora una volta ci ha gratificati, ecco, dandoci la possibilità di tenere questi eventi in questa struttura. Lo ringrazio. Ringrazio l'assessore alla cultura del Comune di Reggio. I nomi li dirò dopo man mano che li presento. Ringrazio tutti i relatori che parteciperanno, e poi a uno a uno li ringrazio personalmente. Non posso che a questo punto ringraziare anche la presenza molto importante, ed è per noi un onore averla qua, grazie a Pasquale Faenza e all'associazione di cui diciamo Covadis, che ha cercato che ha organizzato questo convegno, una degli eredi dell'Afghanistan, la principessa qui presente, che veramente la ringrazio a nome di tutti i calabresi, di tutti i grecanici, per poco mi sono...
saluto la platea e di gratificarci delle notizie che lei vuole qua portare per far sì che questa giornata su questo frutto sia veramente molto fruttuosa, come si dice, e completa di tutte le notizie che la gente vuole assimilare, perché giorno per giorno non ci sono altre che novità per le meraviglie di questo agrume. È una cosa eccezionale, in tutti i campi viene utilizzato, nella medicina, nella farmacia, nella gastronomia. E ringrazio a proposito l'istituto e la dottoressa, la direttrice, la Carmen Lucisano, che non è presente perché era impegnata in un altro convegno dell'Istituto Euclide, e che come ogni volta ci onora anche lei di aiutarci in questi eventi, perché purtroppo noi parliamo di territorio, di valorizzazione e di tutele, quindi questa è una cosa importantissima, perché dalle scuole e nelle scuole bisogna impartire quelle regole e quelle notizie che servono ai ragazzi per meglio prepararsi, per meglio andare avanti. Finisco e saluto diciamo tutti quanti. Volevo un attimino dire, al limite all'ultimo chiudo, perché sennò evito di... c'erano delle cose importanti da elencare, più che altro perché sono quelle notizie che servono per... che poi ritroviamo negli interventi di tutti i relatori. Ok, io per adesso ho finito e passo la parola al sindaco per il saluto. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere presenti così numerosi questa sera a Bova Marina. Assessore, siamo noi che ringraziamo l'amministrazione provinciale, l'associazione Quo Vadis e tutti coloro che hanno realizzato questa iniziativa per aver dato a Bova Marina l'opportunità, la possibilità, direi anche l'onore di poter ospitare questo convegno su un tema così importante. Io cercherò di essere breve, però volevo dire una cosa, che a me il pensiero unico non piace. È bene che ci sia il dissenso, perché se non c'è dissenso non c'è democrazia, però le cose, diciamo, c'è modo anche per dire, anche voglio dire, per fare un convegno e sentire le diverse opinioni, però ripeto nel modo giusto. Tornando al tema di questa sera, il bergamotto, come ne faceva cenno nella parte finale del suo discorso introduttivo l'assessore, veramente lo dicevo poco fa anche a Telebova Marina, che ringrazio che ci segue sempre, noi parliamo sempre che ci sono tante eccellenze nella nostra area, beni culturali, beni ambientali e tante altre cose, ma penso che il bergamotto sia l'eccellenza, per una ragione semplice, perché beni culturali noi ne siamo, cioè abbiamo, voglio dire, Bova Marina c'è il parco archeologico, per dire uno, ma beni culturali ci sono in tutta Italia, ci sono in tutto il mondo. Il bergamotto c'è solo in Calabria, in provincia di Reggio Calabria, in una parte della provincia di Reggio Calabria, ecco perché dico che il bergamotto è l'eccellenza, deve essere l'eccellenza, e come diceva poco fa l'assessore, ormai non solo nell'industria della cosmesi, dove si è tentato in un certo periodo di sostituire il bergamotto con il sintetico, un prodotto sintetico, ma poi hanno visto che il risultato non è lo stesso e quindi si è tornati all'originale, diciamo, ma anche nella gastronomia, e qui abbiamo un esempio, e anche ci sono ormai, diciamo, nella medicina con ottimi, ormai diciamo è scientificamente provato che il bergamotto porta una serie di benefici, quindi credo che le istituzioni devono
sostenere tutte le iniziative che vengono portate avanti per tutelare certamente, ma accanto alla tutela poi ci vuole anche la valorizzazione. Tra l'altro, io così leggendo la locandina, oggi ci sarà anche l'inaugurazione della mostra Bag Armudi presso il Museo Agropastorale, che abbiamo inaugurato, o meglio inaugurato nuovamente, perché si trovava in uno stato di abbandono un paio di mesi fa qui a Bova Marina, grazie anche in quell'occasione, oltre al lavoro del dottore Pasquale Faenza, ma anche grazie al sostegno della provincia, e quindi anche per questo io vorrei ringraziare l'assessore Candido. Quindi credo anche, assessore, approfitto della presenza dell'assessore Patrizia Nardi, che nella città metropolitana che si sta configurando il tema del bergamotto debba avere un ruolo, sì, un ruolo centrale, perché veramente è quello che ha la sua unicità, che contraddistingue la nostra area. Io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro. Grazie. Adesso Francesca Prestia e un altro. Recupero dei personaggi un po' particolari, tipo Leonzio Pilato, Barlama di Seminara, che furono gli insegnanti di greco del Petrarca e del Boccaccio, e Tommaso Campanella, che scrisse La città del sole. Però poi vado a spulciare anche tra le pagine degli scrittori calabresi, tipo Corrado Alvaro, Mario La Cava, Leonida Repaci, Saverio Strati, perché loro in effetti con la loro penna riuscirono a descrivere molto bene il popolo calabrese, e quindi imparo da loro. Alicia, Alicia, Alicia. Cantare, raccontare, raccontarsi nella lingua dei padri, e farlo non per chiudersi, ma per aprirsi meglio al mondo. Questo è il senso delle canzoni di Francesca Prestia, maestra e cantastore per amore e non solo per professione. E farlo perché conoscere ed amare le proprie radici ed intrecciarle coi suoni di una terra aiuta a capirsi, e quindi a capire gli altri. Imparare e comporre e cantare in lingua calabro-greca significa fare un tuffo nel passato, perché è una lingua antica, 2500 anni, però ha dentro di sé, io la chiamo una danza. Io, leggendo le parole di questo Iagabiti, trovavo un suono, trovavo un ritmo, e così è nato un brano. Proporlo anche a Roberto Picchioni, che ama tantissimo la cultura classica, ho capito che questa passione che sentivo io batteva anche nel suo cuore. C'è una canzone molto bella, che è presa come spunto dalla Bibbia, addirittura dal Cantico di Salomone, dal Cantico dei Cantici, e parla di amore, in calico calabrese, ed è una stranezza, una fantasia, una novità, un piacere, un'eccezione, ma è fondamentalmente canzone d'autore anche questa. Poterà la tua me salvagare.
sono maestra da 20 anni e quindi insegno ai bambini. Mi sono accorta che parlando del loro futuro molti di loro non avevano progetti ambiziosi. E ho chiesto loro come mai, loro dicevano che i calabresi cosa potevano fare. E a un certo punto ho capito che loro non amavano la Calabria, e non amandola non la apprezzavano e molti di loro progettavano di andare via, di emigrare. Lì da maestra ho deciso, bene, allora, torniamo indietro nella storia e vediamo chi siamo stati. La musica mi ha aiutato tantissimo perché i bambini con la musica memorizzano le storie e non dimenticano i personaggi. E a quel punto ho detto, beh, canto e conto, faccio la cantastorie. Grazie di nuovo. Adesso do la parola all'assessore del Comune di Reggio, che ho avuto il piacere personalmente di conoscere solo oggi, ma che diciamo già la stavo seguendo per le sue attività culturali presso la sede del Comune di Reggio. Grazie per la mostra che ci ha identificati e invito tutti ad andare a visitarla sotto, questa proprio dedicata al Bergamotto, che è una mostra veramente eccezionale alla scuola. E questo è il futuro del Bergamotto, come si dice, quindi già la strada è intervista. Quindi do la parola, grazie. Grazie assessore, grazie signor sindaco, grazie a tutti voi, grazie a Pasquale Faenza, alla principessa Soraya, grazie a Francesca Prestia. Francesca Prestia ha detto una cosa molto importante prima. Io sono una maestra e ho capito che i miei bambini non capivano l'importanza di essere calabresi. E perché i bambini non capiscono questo? E perché i nostri giovani non capiscono ancora questo, non lo hanno ancora capito? Perché non hanno la consapevolezza della loro storia, non hanno la conoscenza. E la conoscenza è la base e la consapevolezza sono la base dell'orgoglio e dell'identità. E di quella voglia di sentirsi bene quando si vedono cose del genere, bellissimo Francesca, davvero complimenti. E capire che quello che tu canti siamo noi. E siamo noi da migliaia di anni. E che alla base di tutto questo c'è una cultura, una civiltà forte, una civiltà circolare, una cultura circolare che viene fuori da millenni di onde che si infrangono da una parte e dall'altra su tutte le sponde di questo mare nostrum, di questo Mediterraneo circolare. Ed è una cosa straordinaria perché noi siamo il prodotto di queste convergenze, di questi scambi, melting pot, crogiolo di razze, noi questo siamo. Quello che fa il nostro chef Cogliandro, quello che cucina, che produce il nostro chef Cogliandro, viene fuori da queste convergenze, da queste conoscenze che in un crogiolo portano fuori, inventano altre cose, altri saperi, altre conoscenze. Questa è la nostra ricchezza, la vera ricchezza della Calabria è tutto questo. È dovere delle istituzioni e certamente favorire i processi di consapevolezza. E quello che avviene oggi, sindaco, è un processo di consapevolezza, è una specie di workshop questo qua. È un luogo in cui ci confrontiamo e ci confrontiamo su un elemento del patrimonio culturale dei greci di Calabria. Dei greci di Calabria. Saluto molti di voi, ci siamo visti con molti di voi in tante circostanze. E quest'area grecanica, grecofona, mi porta sempre qui. Chissà perché da qualche anno continuo a portarmi qui. Forse perché tutto nella vita ha un senso, no? E allora io sono qui oggi, intanto porto il saluto del mio sindaco, dell'amministrazione comunale di Reggio Città Metropolitana tutta, perché noi siamo Reggio Città Metropolitana, e siamo qua oggi a parlare del Bergamotto. Dice un frutto. No, il Bergamotto è patrimonio culturale identitario.
Il bergamotto è patrimonio culturale immateriale, perché si collega ad un saper fare, che è un saper fare artigiano, l'estrazione dell'essenza con le spugne. E quello è saper fare, è conoscenza. E allora io dico che quando abbiamo la consapevolezza dell'eccellenza del nostro patrimonio culturale, e molto, signor Sindaco, noi, signor Assessore, ci dobbiamo impegnare perché ci si appropri di questa conoscenza, no? E che da questa conoscenza venga fuori poi quell'orgoglio che noi serve per dire che la Calabria siamo noi, che c'è una Calabria che è bellissima, che conosciamo in pochi, che non conosciamo neanche noi calabresi, e che abbiamo l'obbligo morale, il dovere morale di far conoscere agli altri. Ecco perché il bergamotto è al centro della politica culturale di Reggio Calabria città metropolitana, deve essere al centro della politica culturale della regione Calabria, perché è eccellenza della Calabria, il bergamotto, e deve interessare le politiche culturali nazionali ed internazionali. Perché il bergamotto parlava al mondo, ma molto prima che Reggio Calabria ricominciasse a parlare al mondo, perché Reggio Calabria, questo territorio, la Calabria tutta ha parlato al mondo, mi pare, da migliaia di anni. E allora il bergamotto diventa uno strumento, è uno strumento perché si parlava di Reggio Calabria, Pasquale Faenza, mi pare, a Colonia, a Lione. Abbiamo visto, mettendo insieme la documentazione necessaria che poi ha dato vita a questa mostra che poi vedremo insieme, insomma, più tardi, abbiamo tirato fuori dagli archivi del Museo del Bergamotto di Reggio Calabria, dall'archivio storico comunale, dall'archivio di Stato, abbiamo visto dalla corrispondenza commerciale che Reggio Calabria parlava con tutto il mondo e ha parlato con tutto il mondo ancor prima del web, ancor prima di internet, ancor prima di Facebook. E questa corrispondenza, fa un po' senso, Liverpool piuttosto che gli Stati Uniti, il Giappone, Tokyo, perché questa essenza era la base della era uno degli elementi più importanti, continua ad essere uno degli elementi più importanti della profumeria mondiale. E non voglio, perché dopo di me, insomma, ci saranno gli studiosi che parleranno di questo, io sono qui oggi solo nel mio ruolo istituzionale e di cittadino di questa città metropolitana. E allora noi abbiamo il dovere di riprendere questo elemento importante del nostro patrimonio culturale e di proporlo come nostro messaggero. Ecco perché la candidatura a patrimonio UNESCO non del bergamotto, ma del paesaggio culturale che sta attorno al bergamotto. C'è tutto quello che il bergamotto ha rappresentato per questo territorio, la possibilità che il bergamotto ha dato a questo territorio quando l'Italia intera era in crisi. La seconda metà dell'Ottocento è un periodo molto difficile per il Mezzogiorno dell'Italia Unita. Eppure in questa Italia del Mezzogiorno, che cominciava a dare contingenti importanti all'emigrazione, all'estero, negli Stati Uniti, è caso strano, questa provincia di Reggio Calabria questi contingenti non li dava, ha cominciato a darli soltanto dopo il terremoto del 1908. Ma perché qua c'erano i giardini, c'erano gli agrumi, e c'era questa produzione dell'essenza che alimentava i maggiori mercati nazionali e soprattutto internazionali. E allora ripartiamo dal bergamotto e pensiamo ad un percorso di candidatura. Non perché l'obiettivo sia fare diventare il bergamotto patrimonio dell'umanità. Diventerà questo patrimonio dell'umanità e questo paesaggio e questo territorio patrimonio UNESCO, e vi assicuro che tutto questo non è ottenere un brand. Essere patrimonio dell'umanità non significa avere il sigillo, come dicono i miei amici nolani della rete delle grandi macchine a spada, non è questo. È la possibilità di uno sviluppo economico sostenibile importante per quel territorio dove c'è l'elemento riconosciuto. La possibilità della visibilità internazionale a quell'elemento di patrimonio culturale. La possibilità di attivare delle reti di scambio, che sono anche delle reti turistiche di scambio. Significa una prospettiva
attiva per quei territori dove ci sono elementi di patrimonio culturale materiale o immateriale riconosciuti dall'UNESCO. E a noi non interessa tanto il risultato, non ci dobbiamo pensare al risultato quando facciamo un percorso di cammino, anche perché l'obiettivo è talmente alto, è la più alta espressione di progettazione culturale al mondo, un percorso di candidatura UNESCO, e ci intimidisce pure una cosa del genere. Noi non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare al percorso che facciamo. E il percorso che facciamo di che cosa è fatto? È fatto intanto della condivisione dell'idea di voler promuovere questo nostro patrimonio, giusto come diceva il sindaco, tutelarlo, salvaguardarlo, promuoverlo, valorizzarlo e soprattutto trasmetterlo alle giovani generazioni, perché se non c'è la trasmissione di questa grande bellezza, noi non possiamo garantire il futuro e la vitalità del nostro patrimonio culturale. Il patrimonio culturale calabrese, io credo che insieme al turismo e insieme all'agricoltura biologica, eccola qua, è l'agricoltura biologica, è questo il futuro della nostra regione, della Calabria e del Mezzogiorno. Allora il nostro impegno sarà quello di mettere insieme gli studiosi, gli stakeholders si chiamano, i portatori di interesse, gli studiosi da una parte, le soprintendenze, la comunità che è fondamentale in qualsiasi percorso di questo tipo, l'associazionismo, il Ministero, la CNU, la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, il Ministero per gli Affari Esteri, la rappresentanza italiana all'UNESCO a Parigi, questi sono i soggetti che lavoreranno attorno a questo progetto, che di fatto è già partito a novembre scorso, quando abbiamo, insieme a Pasquale, vi ringrazio, alla mia dirigente uscente, la dottoressa Stracuzza, quando abbiamo elaborato, ideato e promosso in città il progetto Storie di Bergamotto in occasione della riapertura del Castello Aragonese. Storie di Bergamotto è un progetto regionale per Expo e territori, voi sapete che il Bergamotto è stato molto promosso a Milano, ma è stato molto promosso sul nostro territorio. Lo promuoviamo in Calabria con questa mostra che è itinerante, che vedrete fra poco. Lo abbiamo promosso a Washington, non in Calabria, la stessa, nella provincia di Reggio. La provincia di Reggio, sì, a cominciare dai paesi limitrofi, in maniera tale che capiscano di che cosa stiamo parlando. Sono d'accordo. E quindi abbiamo promosso questa mostra a Washington, l'ambasciata italiana a Washington. Promuoveremo la stessa mostra anche a Città del Messico, poi a giugno a Parigi presso il segretariato generale dell'UNESCO. Allora, l'obiettivo è veramente questo, è avviare un percorso che ci aiuti a definire quelli che sono gli elementi che possano indicarci la strada dello sviluppo. Noi dobbiamo ancora trovarla questa strada. È da 150 anni che aspettiamo di capire che cosa dobbiamo fare in questa regione. Io credo che sia venuto il momento davvero di affrontare questo problema con serietà, pensando alle future generazioni, ma non come elemento aggiuntivo di un discorso che facciamo. Noi queste giovani generazioni le dobbiamo tenere qui, perché altrimenti i bambini della maestra crescono con l'idea e l'intenzione di andare via. Noi genitori, non è una cosa naturale emigrare, noi dobbiamo viaggiare per scelta, dobbiamo arricchire le nostre conoscenze andando fuori, ma avendo la possibilità, sindaco, di tornare, perché dobbiamo sapere e dobbiamo costruire per le nostre giovani generazioni delle occasioni di lavoro, noi questo dobbiamo fare. Allora, partiamo dal nostro patrimonio culturale, che è immenso, straordinario, la grande bellezza. Qui c'è la dottoressa D'Agostino, il patrimonio archeologico è uno dei più importanti del Mediterraneo. Allora, mettiamo a sistema tutto questo, cominciamo ad intercettare i fondi che ci servono, perché vi assicuro che i fondi ci sono e sono nazionali e sono europei, ma soprattutto ragioniamo in rete, ragioniamo insieme. Io verrò qui, nel prossimo appuntamento, ho già fatto un forum, ho cominciato a lavorare sul forum della cultura di Città Metropolitana, incontrando i sindaci, le comunità, gli assessori della cultura dei paesi del nord della provincia, diciamo da Laureana, Serrata in poi. E il secondo, poi purtroppo la mia stampella mi ha impedito, insomma, di continuare questo percorso, ma il prossimo appuntamento, sindaco, se lei ci ospita, mi piacerebbe che fosse qua, proprio per riprendere questo importante discorso, perché
dobbiamo camminare e dobbiamo soprattutto sapere che strada dobbiamo fare, e se riusciamo a farla insieme questa strada, sindaco, è meglio, perché arriviamo prima e otteniamo risultati migliori. Grazie a tutti. Volevo introdurla io, non ho visto possibile, comunque lei ha aperto le porte con grande entusiasmo, con grande amore, perché vedo che come me è trascinata in questa possibilità che quest'area possa veramente migliorarsi e prendere il volo, così dice, su ogni ambito, su ogni azione che i cittadini si aspettano. E grazie per il fatto di avere anche non scisso il discorso della pianta, ma parlare del territorio in sé, perché è quello che deve essere effettivamente, perché questo cammina da solo, perché è un prodotto che non ha bisogno più di nessuna nota aggiuntiva, perché è quello che è. Volevo ringraziare, sono arrivato il sindaco di Rogudi, Zavettieri, e il consigliere provinciale, grazie per essere venuti. Adesso passo per un saluto alla principessa che io sempre facciamo. No, stia anche, perché c'è un cambio di tavolo. Sono qua, sono qua. Grazie. Sarai un prego. Vi dico chi sono, perché sì, principessa Soraya, poi allora, sono la nipote del re riformatore dell'Afghanistan Amanullah e della regina Soraya, di cui mi onoro di portare il nome, che hanno regnato dal 1919 al 1929 in Afghanistan, e sono considerati appunto i modernizzatori dell'Afghanistan, e durante il loro regno, 10 anni di regno, hanno puntato molto sull'istruzione del popolo e sull'emancipazione della donna. Le riforme che sono state fatte in quegli anni, negli anni 20 in Afghanistan, per l'emancipazione della donna, erano le migliori riforme e le migliori leggi che fossero state fatte in tutta l'Asia centrale e vicino Oriente, direi anche, vicino e Medio Oriente. Ora vi direte, ma perché l'Afghanistan? Stando in Magna Grecia, Afghanistan è considerata, voi sapete sicuramente che è stata conquistata da Alessandro Magno, e noi abbiamo molte testimonianze elleniche, tant'è vero che in l'arte greca e la cultura greca in quelle parti si chiama indo-greco, adesso per correttezza la chiamano l'arte gandara, la civiltà gandara, il political correct, come dicono, cioè per non dire né greco né indiano, dicono l'arte gandara. E perché il bergamotto? Questo è importante, perché come sapete dalla Cina e dall'estremo oriente, dalla Cina soprattutto e dal sud-est asiatico, passava la via della seta, e dalla via della seta è passato anche il bergamotto, è passato per l'Afghanistan. Noi abbiamo i giardini di Babur, i giardini islamici di Babur, che sono i più bei giardini del mondo islamico, ma sono i primi giardini islamici, e abbiamo 4 piante di bergamotto, ed è passato da lì il bergamotto per arrivare qui da voi. Quindi io ringrazio dottor Faenza, il signor Crupi, il signor Candido che mi hanno invitato a stare qui tra voi, e ho visto la bella Reggio Calabria. Ringrazio la dottoressa Rossella D'Agostino che stamattina mi ha accompagnato nel suo museo, nel museo di tutti noi di Locri e nel parco archeologico, e sono felice di stare qui con voi. Grazie. Buonasera a tutti, sarò molto rapido e celere. Questo qui? Però
rapido e celere. L'intervento che andiamo a fare, che farò oggi, è un intervento che nasce da una prima ricerca che si voleva fare nell'ambito di questo progetto, invitando dei relatori, che era il direttore dell'archivio di Norimberga, ma che poi per problemi burocratici non si è potuto svolgere fuori dalla provincia di Reggio Calabria. Pertanto quella è stata per me l'occasione di visionare l'archivio di Norimberga e stabilire un primo approccio che è diventato poi un vero assegno di ricerca, insomma sarebbe la traduzione tecnica per i tedeschi, e lavorare su dei fondi di cui si era perfettamente a conoscenza. C'è una grande e vasta letteratura, soprattutto nell'ambito botanico, che riguardava il bergamotto ed era le prime fonti storiche botaniche riferite al bergamotto. E la ricerca comprende una ricognizione generale di tutte le fonti storiche. Se andiamo avanti, appunto, si parla delle prime leggende. E noi ogni volta sentiamo parlare di bergamotto con sfaccettature diverse. Viene dalla Cina, viene dalle Barbados. In realtà tutte queste leggende hanno delle fonti, cioè sono riportate in alcuni documenti. Io ho cercato di mettere a posto e di trovare dei punti di contatto, in particolare cercare di capire se c'è un'origine reale di queste cose. Il primo intervento è di Clarici, che parla proprio, e forse è uno dei documenti più importanti, perché al di là dell'ononomastica che fa derivare dall'Albania, e dice una cosa fondamentale, che è chiamato bergamotto perché assomiglia a quelle pere che Ulisse Aldovrandi, che è un botanico del 600, li rapportò a un tipo di pera, che è la pera bergamotta, che prende il nome da poi la città di Bergamo. In realtà questa cosa l'ha già detto Vitruvio, che parla di un'area molto vasta dell'Italia centrale. Quindi il bergamotto si chiama così perché rassomiglia a una pera, e questo era un dato importante che vedremo alla fine. Il Morisani nel 700 parlerà invece di Cristoforo Colombo e delle Canarie. Se andiamo avanti vedremo le altre informazioni di Calabrò, che parla delle Barbados, e la società, la Twining, che parlò di Cina. Questa fu la prima pubblicità ingannevole che noi abbiamo. In realtà si parlò di Cina per vendere molto di più il bergamotto aromatizzato. Ma c'era anche qui un fondamento di realtà, come diceva prima la principessa Soraya. Gli agrumi vengono dal sud-est asiatico, tutte le piante di agrume vengono da lì. Il primo ad arrivare fu il cedro, poi successivamente insomma la coltivazione degli agrumi si espande grazie all'influenza islamica. Se andiamo avanti abbiamo poi lo Spano Bolani, che dice una cosa interessante perché dà una data specifica e parla proprio di un canonico, un Carlo Mezza, che lo porta nel 1726, quindi siamo fuori completamente da quelli che sono i canoni, gli stereotipi di una pianta misteriosa, e parla nello specifico di innesto, quindi ha delle informazioni tecniche. Vi ricordo che lo Spanali dà molte volte delle indicazioni specifiche, e qui in sala c'è anche Arturo Nesci, sa benissimo che la sua famiglia, che è quella che importò il bergamotto in questa zona nell'Ottocento, aveva persino inventato insomma un agrume o importato un agrume. E poi troviamo questi due tedeschi che invece negli anni 20 parlano di una data specifica, cioè dicono è nato fra il 1672 e il 1708, e questo lascia intendere che la pianta di bergamotto sia, sappiamo che è un ibrido, è un innesto o naturale o artificiale. Ci danno questo arco cronologico. Queste noi parliamo di fonti letterarie. Se andiamo avanti constatiamo che queste fonti parlano tutte quante di una pianta importata, quindi non autoctona della Calabria, e molti di loro che arrivò a seguito della scoperta delle Indie. E per Indie, quindi quando si parla di Barbados, quindi quello che si pensava fossero le Indie, e probabilmente c'è l'origine legata al sud-est asiatico. Se andiamo avanti abbiamo visto invece quali sono le fonti storiche. Al di là di quello che è il primo notazione storica di Bartolomeo Scappi, che parla di canditi al bergamotto, che possiamo intendere questi bergamini confetti, e quindi per bergamini forse si intende la parola bergamotto, le date fondamentali si rifanno dal 1680 in poi e riguardano tutte quante le essenze. Quindi abbiamo Feminis, che inventa l'acqua del Mirabilis, abbiamo Simone de Barbe, che scrive un trattato di profumeria in Francia, e poi il famoso inventore dell'acqua di Colonia.
andiamo avanti, sono delle fonti iconografiche. Se vai ancora avanti la troviamo, è il quadro di Bartolomeo Bimbi. Ringrazio Enzo Triolo che mi ha dato questa fotografia scattata di recente a Firenze, a Villa di Poggio a Caiano. È il primo ritratto di Bergamotto. Noi lo sappiamo perché fondamentalmente sotto c'è una didascalia che dice esattamente che sono bergamotti con tutte le tre varietà di bergamotto, e sono in alto a destra. L'altra fonte è invece, se andiamo avanti la vediamo, è del botanico Jan Christopher Wolkamer, che nel 1700, dal 701 al 714, scrive due volumi, ed è il testo che sono andato a studiare per sondare nello specifico i manoscritti che sono poi confluiti nell'edizione a stampa. E lui, in questo, se andiamo avanti, in questo testo parla di bergamotti che coltiva, che prende nell'orto botanico di Padova, che porta in Germania e che si diffondono in questa città di Norimberga, in ville di questo tipo. Se andiamo avanti si capisce esattamente, sono delle ville in cui i bergamotti, quindi i primi bergamottetti che si testimoniano realmente in Germania, erano coltivati all'interno di serre. Qui vedete benissimo, c'è la serra, e queste erano delle strutture che erano dei forni dove c'era l'aria calda e fuoco, quindi l'aria calda che diffondeva calore per far sì che d'inverno il bergamotto non subisse delle variazioni di temperatura, quindi anche le ghiacciate di marzo o d'aprile non creavano problemi alla fruttificazione. Se andiamo avanti, questo è quando poi d'estate il bergamotto veniva inserito all'esterno. Ancora avanti, tutte le fonti riguardano il centro e il nord Italia, la Francia o la Germania. Nessuna fonte prima del 1743 testimonia bergamotti in Calabria, a meno che non si escluda il fatto che non esistesse un termine bergamotto per indicare questa pianta. Magari si chiamava un agrume, citrus, ma non abbiamo fonti storiche in Calabria prima di questa data. Se andiamo avanti, la prima data che troviamo, qui c'è questa domanda interessante: nel momento in cui non c'è bergamotto in Calabria, da dove proviene l'acqua di Colonia? Cioè, da dove proviene questo bergamotto per ricavare l'essenza? E questa è la ricerca che stiamo conducendo in Germania. Probabilmente poteva venire da grandi serre create appositamente per fare il tutto. Manca un dato fondamentale: non sappiamo esattamente com'era la prima ricetta dell'acqua di Colonia. Quindi in realtà non sappiamo se c'era molta essenza e servivano molti campi, e quindi questo è un punto interrogativo fondamentale. Se andiamo avanti, vediamo invece le fonti d'archivio Reggio Calabria. Il primo documento che è stato trovato anticipa di 10 anni quello noto. Sapevamo del Parisio, che aveva un fondo in Campo dei Giunchi, dove c'è l'attuale stazione Lido. In realtà ce n'è uno di 10 anni prima, che ne testimonia alcuni fondi nel 43 a Santa Caterina. E nel 45 troviamo la presenza anche di un piede di bergamotto. Se andiamo avanti, nel 50 c'è il Parisio, nel 64 si parla di spirito di bergamotto, 10 libbre, sono quasi 5 kg di bergamotto. Già nel 78 abbiamo l'essenza che ormai è nota in tutta Europa. Un viaggiatore, Wisburn, dice che a Reggio Calabria si esporta essenza ovunque. Ancora nel 700, nell'area ionica, non c'è traccia di bergamotto. Arriverà nell'Ottocento grazie alle famiglie aristocratiche, che poi insomma sono quelle, la maggior parte sono quelle attuali. Se andiamo avanti e si finisce, questi sono il testo col primo disegno botanico di bergamotto. Qui vediamo tutta la lista che si sta adesso in questo momento studiando, perché sono i fogli che poi sono andati a comporre il testo, e nei fogli ci sono le annotazioni che Wolkamer traccia indicando dove ha visto di volta in volta questo bergamotto, che non riporta però nel testo uscito a stampa. Quindi questo era fondamentale la ricerca. Se andiamo avanti, c'è la tesi che stiamo elaborando, ovvero che l'albero di bergamotto è sicuramente un ibrido, forse è un ibrido nato in serra, nell'ambito di quella che è la pratica del collezionismo del giardino, che è una pratica che nasce inizialmente in questo periodo, cioè il periodo delle Wunderkammer, cioè il periodo del collezionismo, quello più interessante, quello barocco, e crea, è quello che poi fondamentalmente si differisce dagli erbari e dagli ortobotanici. Qual era
la finalità era quella di avere più varietà di una stessa pianta. Se vai avanti, si iniziò con i fiori, i primi furono i narcisi, poi i tulipani, conoscete benissimo tutto il caso dei tulipani in Olanda, la speculazione che ci fu, i tulipani arrivarono alla Turchia nel 1560, e si passò poi alla pera, più varietà di pere. Questo ci riporta alla prima nota del Clarici, che dice che si chiama pera bergamotta, perché si collezionavano pere, e i grandi giardini del nord Europa, dell'Italia centrale, erano giardini pieni di diverse varietà di pere. Poi successivamente arrivarono gli agrumi. Quindi si iniziò, come oggi si fa con le orchidee, che si collezionano, nacque la moda dell'agrume. L'agrume era simbolo di eternità, era simbolo di regalità. Perché? Perché fruttificando d'inverno, essendo sempre verde, riusciva a rendere il giardino una meraviglia, soprattutto in contesti come quelli del nord Europa. Di conseguenza la tesi è che questa pianta prende il nome dalla pera perché nasce probabilmente, metto un punto interrogativo, in un contesto aristocratico, sicuramente del nord Europa o probabilmente nella corte dei Medici, appunto con la storia di Carlo V, e quindi la derivazione pera bergamotta ha un'ipotesi che sicuramente può essere percorribile, chiamiamola così. Concludo e lascio la parola ai prossimi relatori. Grazie. Grazie Pasquale, come sempre impeccabile. Spero che le notizie che hai comunicato appena abbiano, come dire, dato un minimo di certezza per la provenienza o meno di questo frutto. Adesso dovremmo passare la parola alla dottoressa Giuseppina Stracuzzi, se non sbaglio, vero? Ok, prego. Sovrintendenza per le arti e passeggeri della Calabria. Grazie per la sua pazienza. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori, Pasquale Faenza, il sindaco, l'assessore, e porto i saluti della soprintendente Margherita Ekberg, e sono in rappresentanza della soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Calabria. Noi interveniamo per parlarvi un po', per accennarvi alla parte dell'architettura, che riguarda l'architettura. L'architettura, cioè dei manufatti nei quali veniva lavorato il bergamotto. È un'architettura sicuramente meno preziosa, ma non per questo meno importante. Purtroppo i più antichi, le più antiche strutture sono andate distrutte, perché sappiamo benissimo che nelle nostre zone specialmente non c'è poca sensibilità verso questo tema. Però c'è da dire anche che la normativa, il codice dei beni culturali, che è del 2004, non aveva inserito tra i beni immobili da tutelare ancora gli edifici industriali. Vengono inseriti poi nel 2008 in un altro decreto, il numero 62, che inserisce tra le cose mobili e immobili anche gli edifici relativi all'industria. E la soprintendenza e il nostro ministero, per cui attraverso il codice dei beni culturali, svolge un'attività sia conoscitiva, infatti il tema della serata è conoscere e tutelare. La conoscenza noi arriviamo attraverso degli studi, attraverso anche la catalogazione dei beni, e di questo vi parlerà dopo la nostra catalogatrice, la dottoressa Laura Battaglia. E conoscenza attraverso appunto lo studio e l'analisi, per poi arrivare alla conservazione e anche al restauro che noi curiamo dal punto di vista scientifico. Di queste strutture la nostra regione era molto ricca in passato. Un piccolo cenno storico: nella metà dell'Ottocento, quando ancora c'erano i Borboni, il governo borbonico dava delle risorse, elargiva risorse finanziarie, degli aiuti per la nostra industria, e quindi vi erano parecchi stabilimenti. E poi la storia la conosciamo, sappiamo come è andata a finire, per cui sono stati lasciati in abbandono per la maggior parte dei casi. Per cui sarebbe
il codice dei beni culturali tutela, oltre che le architetture e gli altri beni culturali, anche il paesaggio. Questa è un'innovazione, la parte terza riguarda il paesaggio e il paesaggio rurale in particolare, per cui queste aree, questi terreni ancora coltivati, parliamo del tema della serata, a Bergamotto, potrebbero essere tutelati in modo particolare attraverso una sinergia tra enti, l'ente statale che noi rappresentiamo e gli enti locali che rappresentano appunto le province e i comuni. E infatti questa sensibilizzazione dovrebbe accomunarci nella tutela attraverso le normative che esistono e che noi possiamo mettere in pratica con un aiuto, perché noi come sovrintendenze siamo un po' isolati sul territorio, è un territorio vastissimo e abbiamo bisogno assolutamente della condivisione da parte degli altri enti locali territoriali, delle università, delle scuole e un po' di tutti per poter salvaguardare questo bene prezioso che può essere sicuramente visto anche come una risorsa per il futuro dei nostri ragazzi, appunto come si diceva prima, per poterli. Ora vi mostreremo alcuni esempi di edifici, di manufatti ancora esistenti, relativi sempre alla produzione della lavorazione del bergamotto e ai non, con la dottoressa Battaglia, che è una delle nostre catalogatrici, appunto si occupa di catalogo con un sistema informativo che è del nostro istituto centrale, il SIGEC, che potete anche consultare su internet andando sul sito del nostro ministero, catalogo di tutti i beni culturali, architetture, archeologia, eccetera. Vieni Laura. Traguzzi. Paola Battaglia, ricercatrice. Buonasera. Allora, come già anticipato dall'architetto Straguzzi, il mio intervento riguarderà i manufatti di archeologia industriale insistenti sul territorio di Reggio Calabria. Si sente? Sì. Allora, archeologia industriale, ovvero tutti quei beni, manufatti architettonici, che grazie allo studio delle sostanze che vi venivano trattate, quindi degli oggetti che vi venivano realizzati, aiutano a stabilire, a conoscere la storia di un determinato territorio, a riconoscerne le origini. Se andiamo avanti. Ok. Allora, come giustamente anticipato prima dall'architetto, erroneamente la Calabria non viene riconosciuta come territorio industrializzato né in epoca recente né in epoca molto antica. Eppure fino al 1861 il territorio, il sud, era tanto evoluto per quanto riguarda la tecnologia e anche l'artigianato quanto le regioni del nord. Addirittura un dato della Camera di Commercio risalente al 1861 sostiene che nel territorio della sola città di Reggio Calabria erano presenti ben 30 distillerie che trattavano la lavorazione del bergamotto. In questa figura, tratta dalla tesi di un dottore di ricerca di storia e conservazione Dipartimento PAO dell'Università di Reggio Calabria, Leonardo Novello, vengono enumerate addirittura 30 fabbriche ancora attive fino al 2003, data appunto della realizzazione della tesi, e altrettante che purtroppo a quella data avevano già cessato l'attività, quindi le vedete indicate con i relativi colori nell'immagine sovrevidenziata. Se andiamo avanti, quest'alta percentuale di aziende o industrie che comunque lavoravano il bergamotto o ne trevano quindi il succo o l'essenza, voglio dirlo, sono testimoni della presenza di queste numerosissime etichette che appunto riguardano delle industrie che insistevano sia sul territorio di Reggio che di Messina. Possiamo andare avanti? Allora, adesso quello di cui mi sono occupata è quello di evidenziare. Forse me ne si chiude la voce. Allora, quello che ho cercato di fare è quello di
cercare di trarre più materiale possibile relativamente alle industrie, sia di epoca proto-industriale che industriale, che insistevano nella città di Reggio Calabria, nei territori limitrofi. Proto-industriale, ma forse se volete tornare indietro, no, ok. Proto-industriale si riferisce quindi a quell'epoca in cui i macchinari non funzionavano ancora a vapore o comunque alimentati da energia elettrica, ma semplicemente in modo manuale. E appunto tra queste macchine esisteva il torchio, quindi che vediamo nelle fabbriche, per così dire, fabbriche, aziende a conduzione familiare, fino ai primi del Novecento addirittura. Tra questi il torchio manuale, se andiamo avanti, ok, no, troppo avanti, la macchina Barilla, è così conosciuta dal suo inventore che appunto nel 1840 la brevettò e fu utilizzata non soltanto nel territorio calabrese ma anche in tutta Italia, appunto venne utilizzata per l'estrazione dell'essenza di questo frutto. Ne abbiamo nota, oltre che in vari documenti storici, anche nell'etichetta dell'azienda Vilardi che vediamo in basso a destra e che vedrete anche dal vero a colori nella mostra al piano inferiore. Quindi tra le industrie, dalle fabbriche che utilizzavano questi macchinari artigianali manuali, troviamo, se andiamo avanti velocemente, allora intanto il fondo Nesci, che prima di far vedere le macchine ho dimenticato, volevo dire che comunque la zona di Reggio aveva vastissime coltivazioni a bergamotto, sono stati censiti innumerevoli documenti che testimoniano la presenza di queste piantagioni sia come bergamotti veri e propri sia come agrumeti, in più in generale come sosteneva Pasquale Faenza poco fa, e tra questi appunto ce ne sono alcuni che risalgono in metà dell'Ottocento, in particolare questo al 1855, dove veniva descritto per problemi, quindi un archivio notarile, venivano descritti i fondi di due proprietari, il fondo Scordino e il fondo Nesci, a Reggio Calabria incontrato soccorso, che purtroppo oggi non è più esistente, non so, per chi conosce Reggio, è una zona un po' centrale della città, quindi non abbiamo più traccia di queste, né dell'architettura né dei campi che le circondavano. Andando avanti, quindi, anche questa Ditta Leone è una fabbrica non più esistente, si trovava a Santa Caterina, subito dopo il terremoto è diventata Santa Caterina una zona d'espansione, per cui queste strutture non sono più attive, non sono più presenti, sono state soppiantate dall'edilizia residenziale. Andando avanti ancora, allora ho scritto Bova Marina, in realtà mi dicevano che è località San Pasquale, per essere più precisi, un'azienda di Arturo Nesci, mi dicevano che è in sala. Allora questa è un'immagine che ho potuto riscontrare in alcune pubblicazioni, anche queste, come possiamo riscontrare dall'architettura appunto che le caratterizza, sono edifici risalenti alla fine dell'Ottocento, quindi andando avanti ancora, sempre proprietà Nesci, però a Pellaro, è un'altra, è stata catalogata anche questa, comunque registrata nelle fonti bibliografiche come azienda di acquisizione familiare per l'estrazione dell'essenza del bergamotto. E ancora avanti forse, ok, l'ultima di quelle almeno censite, perché la difficoltà in realtà è quella proprio di trovare documenti che attestino dove e in che modo veniva effettuata questa lavorazione. La difficoltà è stata davvero tanto, riuscire a sfogliare tutti i documenti archivistici per trovare nota di quali fossero queste architetture, se effettivamente queste architetture fossero ancora esistenti, se sì, quale tra gli edifici, perché comunque la maggior parte delle descrizioni consistono in fondi notarili, ovvero per la maggior parte atti di compravendita o di successione, che non consistono quindi in fogli, disegni, schizzi, elaborati grafici, ma semplicemente descrizioni dello stato del luogo e dello stato di fatto. Per quanto riguarda invece le architetture di epoca industriale, quindi che già utilizzavano macchinari di altri livelli,
troviamo in particolare due fabbriche che vedremo più avanti, nei quali sono stati appunto riscontrati questi macchinari. La macchina pelatrice, brevettata nel 1924, è ancora utilizzata per l'estrazione del succo, e la macchina per la separazione dell'emulsione tramite centrifuga. Tra le fabbriche che utilizzavano questi materiali abbiamo la fabbrica Virardi, che per chi conosce Reggio si trova alle spalle della chiesa San Giorgio Extra. Come vedete l'estensione, questo non la posso indicare da qui, l'estensione è molto grande, si tratta di tre capannoni e più, perfetto, quei tre capannoni più uno affiancato un poco più lontano sulla sinistra, che era conosciuto, era di fama internazionale, esportava in tutto il mondo sia l'essenza che il succo che l'olio. Andando avanti c'è un'immagine, perché purtroppo questa zona è in stato di abbandono, di totale degrado. Ce n'è un'altra foto poco più avanti, quindi come vedete versa tutto lo stato di rudere ed è impossibile tra l'altro entrare per scattare ulteriori foto, tutto dall'esterno. Queste sono immagini d'archivio dei magazzini della fabbrica Virardi, nei quali venivano conservate le essenze e il succo del bergamotto. Andando avanti, invece, questa è la società Renella, che è stata per qualche periodo anche la sede del consorzio a San Gregorio, perfetto. Come vedete anche questa occupa un'estensione molto vasta. Andando avanti vedremo qualche foto dei locali, dei locali che ospitavano appunto, possiamo andare avanti? Ok, locali di lavorazione, avanti, ok, della fabbrica, che purtroppo anche in questo caso versa allo stato di rudere. Queste sono le uniche testimonianze odierne di questi edifici industriali. Tutto questo perché effettivamente, come facevamo notare l'architetto prima, i beni di derivazione industriale non venivano tutelati, non erano inseriti all'interno dei monumenti o comunque degli elementi architettonici degni di tutela, se non prima del 2008, se non dal 2008 in poi. Eppure sono appunto sono indispensabili per capire il passato di un popolo, perché grazie a questi resti noi riusciamo a capire quanto effettivamente la nostra gente era dedita a un'industria che aveva reso questa regione fiorente. Concludo facendo soltanto vedere l'ultimo. Questi non sono in realtà delle fabbriche, questo è un laboratorio di analisi chimiche, sempre per testare la qualità del succo e dell'essenza che venivano prodotte. Era localizzato, questi sono documenti conservati all'archivio storico comunale di Reggio, era localizzato in località Tremolini. Nel documento in basso a destra si legge ancora baracche, a testimonianza che la progettazione avvenne subito dopo il terremoto in una zona che ancora era occupata dal baraccamento americano. Andando avanti vediamo qualche elaborato grafico di questo centro sperimentale molto semplice, elementare. Era un livello e di un'estensione molto bassa, molto piccola, proprio perché serviva esclusivamente per valutare appunto chimicamente i prodotti che venivano, queste produzioni regine. Tuttavia nel 1922 si rese indispensabile l'espansione di questo centro sperimentale, di questo laboratorio di analisi chimiche, per cui venne progettato un ampliamento in zona via Marina, poco distante dalla villa comunale, appunto. Questi sono i progetti risalenti a quell'anno. Andiamo avanti. Come vedete, allora, forse non si nota molto, però sul prospetto principale, nei pilastri centrali, c'è apposto il fascio Vittorio, anche perché, mi dispiace per gli anti-mussoliniani, però Mussolini ci tenne tantissimo a rendere ancora più grande questo mercato del bergamotto, tanto che eliminò alcuni dazi che impedivano le esportazioni appunto di questa, o comunque che ne limitavano. Queste erano alcune appunto
erano alcune delle iniziative post-guerra che lui realizzò proprio per aiutare a migliorare l'esportazione. Andiamo avanti, questo è l'edificio come lo vediamo adesso. La presentazione si è conclusa, è terminata con quest'ultima slide. L'unica cosa che ci tengo a puntualizzare, riprendendo il fil rouge di questo tema che conoscere per tutelare, effettivamente è impossibile effettuare un intervento di tutela se prima non si conosce il proprio territorio, comunque se prima non si ha contezza di quello che ci circonda. Per cui l'attività che io svolgo di catalogatrice è proprio quella di tener conto di quali sono tutti questi elementi nel territorio, quantomeno di lasciarne memoria, visto che i resti non sono soggetti all'incuria e al degrado.